Allora Lorenzo, non ti montare la testa, però insomma tantissimi complimenti per l'ennesima prestazione all'altezza della situazione. Sì, no, sicuramente mi monta la testa perché ho tanto da imparare ancora. È stata una bella prestazione, ma devo soprattutto ai miei compagni che mi hanno aiutato molto. Ti sei sentito agitato, emozionato? Com'è andata? Perché in realtà tu non trasmetti paura, almeno noi che ti osserviamo dall'esterno ti vediamo tranquillo nella tua posizione, nel tuo ruolo, fare quello che devi fare. No, non ero agitato. Perché comunque appunto mi hanno aiutato i miei compagni, quindi soprattutto le Grottaglie mi hanno dato una mano, quindi quando ti aiutano giocatori di questo calibro puoi stare tranquillo. Senti, quanto è stato difficile tamponare l'attacco della Lazio? Parecchio, quando ti trovi Zarate, Pandev, Rocchi non sai mai come fare, poi trovi le contromisure e sai come fermarli. Ti senti un giocatore della primavera o un giocatore della prima squadra? Ma io sono della primavera. O un ibrido? No, io sono della primavera, poi se vengono le convocazioni in prima squadra, ben venga. Studio. Lorenzo, allora con tanti complimenti, penso che forse sei più emozionato per l'intervista che per quello che hai espresso in campo. Primo. Secondo, hai già un grande forse complimento da Beppe Furino che ti ha insomma avvicinato al grande Scirea, quindi io lascio su queste parole poi la domanda a Paolo Rossi. Ciao Lorenzo, beh anch'io ti faccio tanti complimenti, volevo Ciao. Chiederti come ti sei trovato rispetto ai meccanismi proprio da difesa, tipo il fuorigioco alto, sei riuscito a inserirti subito? Sì, in allenamento proviamo molto e comunque anche appunto con la primavera cerchiamo di tenere la difesa alta, poi con le Grottaglie mi trovo in sintonia e è andata bene. Peppe. Ai Raudo complimenti, sono Furino, grazie. Volevo chiederti questo, ma buonasera. Gli avversari Rocchi, Zarate, Pandev sono tutti giocatori molto abili tecnicamente, tu li hai idealizzati prima della gara, li temevi, cioè come ti sei preparato alla gara? Hai pensato a questi avversari o no? Sì, non dico che non ci ho dormito, però no, a parte gli scherzi, ho guardato i filmati, poi in campo è tutta un'altra cosa, provi all'inizio. No, perché il tuo comportamento è stato un comportamento quasi da veterano, di uno che sembrava che giocasse. Li avessi già incontrati anche diverse volte, infatti. Quindi complimenti. Grazie. Grazie allora. Va bene, mi stanno facendo cenno che dobbiamo liberarlo. Grazie Lorenzo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie.